ora tolgo la telecamera e vi faccio vedere. Come vi dicevo, queste sono un po' di cosine che ho preparato da mettere in valigia per l'ospedale. E allora parto col farvi vedere questi. Allora, questi sono dei sacchettini che ha fatto la mia mamma e dentro ci sono tutti i cambi per appunto Alessandro. Come vedete qui, ho messo il post-it con scritto cosa c'è dentro, così mi ricordo. E anche se hanno richiesto 5 cambi, io me ne sono preparata 6 per sicurezza. E praticamente, adesso vi faccio vedere nel telefono, ho scattato le foto per ricordarmi bene cosa c'è scritto, tra l'altro. Cosa c'è dentro ad ogni sacchettino? Allora, in questo qui, giallo cotone con passerotti, ho messo questo completino qua. Come vedete, non sto ad aprirli, ragazze, perché poi divento scema di sistemare tutto. C'è questo completino qua che è di cotone con un body piccolino con i disegnini e eventualmente, se servisse, c'è anche la canottierina più pesante di lana cotone con i suoi calzini. Poi, sì, allora, questo è quello che vi avevo fatto vedere prima, che avevo preso in mano, ed è un completino di Kiko con il coniglietto, la bavaglina, sempre i due body, calzettine e ghettine. Questo è quello che credo gli farò indossare quando il primo completino che indosserà, che è quello che gli abbiamo regalato io e Manuel, con l'orsetto, vedete, di H&M, il berrettino, le calzine con scritto I love mom and dad, bavaglina e body. Poi ho questo che è un regalo della nonna di Manuel. Comunque poi, ragazzi, vi posterò tutte le foto anche su Instagram, così se volete andare a dare un'occhiata le vedete sicuramente meglio. Questo è un altro completino. E questo è uguale al primo, solamente che è in verde. E così appunto sono tutti i sacchettini. Poi cosa abbiamo? Ho qui la spazzolina con il pettinino verde Tiffany. Poi qui ho anche la forbicina, anche se non credo che servirà subito, anzi sono sicura, quindi non so se la porterò via. Niente, questa è la scatola della mia pancera, che uso come le vecchie per tenere sulla pancia, via che non serve. E qui ho la fascia addominale che mi servirà per aiutarmi a far rientrare la panza, che questa me la porto via. Poi un giocattolino, giusto per, non so se va bene, però cioè, c'è scritto 0 mesi, comunque io lo porto via lo stesso, mal che vada lo riportiamo a casa. E poi qui abbiamo dei pigiami super sexy da ospedale. Allora, c'ho questa vestaglia qui rosina, super sexy, davvero bellissima, e invece il pigiama in due pezzi grigio, uguale appunto a quello che vi ho fatto vedere. Mannaggia a me che lo sto stropicciando. E la vestaglina di OVS da pensionata qui. Poi altro indumento super sexy, le mutande a rette. Chi non sogna un paio di mutande a rete? Vabbè, ragazze, servono. E quindi compriamo le mutande a rete. E andando sempre più sul sexy. No, ragazzi, io credo di non aver mai visto una cosa del genere. Gli assorbenti post parto sono, non li ho ancora aperti, ma ragazze, sono qualcosa di abominevole, sono enormi e servono, e quindi li ho acquistati, però mi preoccupa un po' sta cosa. Comunque, vabbè, questo qui. Poi abbiamo
un paio di copertine. Allora, questa è più leggerina in cotone con le righine azzurre, invece questa che è di ciniglia con l'elefantino. E queste sono le cose per l'ospedale. Mi mancheranno i reggiseni e altre delle coppette assorbilatte, penso, anzi sono sicura. Comunque questo è il quanto. Poi ragazze, vi faccio vedere la cesta. Allora, questa è la cestina di Alessandro. La stoffa l'ho acquistata io e mia mamma me l'ha coperta. Aspettate che abbasso un po' la luminosità. Ecco qua. L'ha ricoperta, come vedete, tutta con i coniglietti. Poi qua ho delle lenzuole appoggiate sopra. E il copricuscino sempre con i coniglietti. Lì c'è il dudino. Qua c'è la dudina. E lì c'è le lasci stare. E lì c'è il cuscino con un simil dudino che ci ha regalato sempre la nonna di Manuel. Poi qui abbiamo il fasciatoio. Questo fasciatoio, ragazze, è dell'86 perché era quello di Manuel. I genitori di Manuel non sapevano se fosse un maschietto o una femminuccia e quindi l'hanno comprato, sia, come vedete, con tutti i quadratini rosa e azzurri. E sotto c'è la vaschetta con tutti i vari ripiani. E questo invece è arrivato da mia mamma. Ed è una torta di pannolini, ragazze. Io non avevo mai visto una cosa del genere. Come vedete, è piena di pannolini. Non la apro perché devo aprirla quando nascerà Alessandro. Qui c'è il fiocchetto. E sotto qua ci sono un paio di scarpine azzurre. Poi dentro, da quello che ho capito, dentro qua, quando si tolgono i pannolini, c'è una bottiglia o qualcosa per il bambino sempre dentro. E quindi è veramente un pensiero bellissimo. E ora niente, vi faccio vedere un attimino come ho sistemato i vestitini di Alessandro. Allora, eccoci arrivati. Qua ho sistemato, come vedete, i vestitini di Alessandro e là abbiamo le lenzuola. Tra l'altro, questo, aspettate che ve lo faccio vedere. Questo ce l'ha regalato la mamma di Manuel l'altro giorno. Guardate quanto è bello. E qui c'è il lenzuolino con angoli. E guardate le lenzuole. Quell'elefantino verde. Che belli. Questa, se vi interessa, l'ha preso al Piccolo Principe di Schio, se qualcuno fosse da queste parti. E come vi dicevo, qui abbiamo lenzuola di cotone per la culla e anche per il letto, poi quando sarà più grande, varie coperte, lenzuoli felpati. E qua ho diviso tutte le cosine. Allora, qui ho body e vestitini da 0 a 1 mese. Guardate che carini, guardate anche questo che bello. Poi i 3 mesi, questo è il completo che vi ho fatto vedere, che il primo che mi è arrivato, che mi ha regalato mia sorella. Poi abbiamo orsetti, jeans addirittura, jeans, guardate queste ghettine qua, con gli animaletti. Poi ho i 4 e 6 mesi. C'è questo completino qui dell'Original Marine di Tom e Jerry. E poi dietro, no, adesso questo ve lo devo assolutamente far vedere. Vabbè, questo l'avrete già visto, credo, in un video, regalo dei nostri amici. Guardate la felpina con il suo jeans di H&M. E guardate questo completo. Allora, c'è la maglietta qua a righe.
colorate con, no guardate ragazze, aspettate, poi le devo sistemare con le salopette. Guardate quanto bello sarà, eh? Vabbè, tanto le appoggio qua, poi la sistemo. Poi sotto ho qualcosa dei 9 mesi in su, c'è la camicina che avete già visto, qualche completino lì, poi ci sono. Ma tu cosa vuoi? Cosa vuoi? Vai via, non è per te qua, non è per te, spostati. Poi qua ho l'asciugamanino con ricamato Alessandro, un po' di bavaglie e un po' di ghettine di spugna, che queste sono, pensate, quelle che utilizzavo io ancora. E poi qua ci sono i completi, adesso magari ve ne tiro fuori uno. Qui c'è il berrettino e poi quando sarà più grande anche la tutona. Vediamo se riesco, ecco, la tutona col cappuccio, così non sente freddo. Bene ragazzi, questo era tutto. Se avete qualche domanda da farmi, come sempre lasciate un commentino qui sotto nell'info box. Ah, se qualcuno mi chiedesse che smalto indosso, volevo dirvi che questo non è uno smalto, ma è, mi sono rifatta il gel da sola dopo anni che non lo facevo, vabbè, e mi sono creata anche questo gel colorato con un'amica che avevo da utilizzare per farmi gli ombretti. Ho provato a fare il gel colorato e questo è appunto il colore. E vabbè, piccolo fuori onda, siamo, che cosa siamo, cosa siamo, niente ragazze, io vi saluto e vi mando un grosso bacione, a presto, ciao.